Firenze, io ho trovato, quando ero ragazzo mi era stato detto che Firenze era città romana, ma si sapeva poco su di lei. E così per tanti anni ho avuto questa stessa idea. Soltanto circa 15-20 anni fa ho visto un libro, i primi 1000 anni di Firenze. È un libro abbastanza grosso, quindi c'è qualcosa di interessante. Perciò allora sono andata a cercare su internet e ho visto che c'è veramente delle cose importanti. Firenze ha puntato veramente tanto nei secoli passati e hanno contribuito allo sviluppo di Firenze molti personaggi importanti della storia. Ora cominciamo a dire Firenze, prima di parlare della storia dovrei dirvi perché è stata puntata Firenze, perché in quel momento e perché in quel posto Firenze. Firenze è stata ideata da Giulio Cesare. La penisola italiana è stata interessata a diverse rivoluzioni, congiure. C'era stata la guerra civile fra Mario e Silla, il Catilina, le guerre sociali non hanno nulla di significato odierno, sociali erano quelle dei soci. Di modo che c'erano state queste rivoluzioni, avevano causato così, i romani, chiunque perdeva, i nemici, venivano fatti schiavi e privati dei loro beni. Si era creato quindi un numero enorme di schiavi e di terre. Roma si fondava soprattutto l'esercito sulla vendita dei bottini di guerra. È chiaro che... Sì, va bene. Allora, d'accordo, diciamo di schiavi, c'era stato un surplus di schiavi, un surplus di terre. L'erario romano, che incamerava questi beni, si trovò nella condizione che non era più in grado di venderli perché ce n'era troppi, il prezzo era troppo basso, non avrebbe potuto recuperare le spese di guerra. Ecco perciò un'idea a Cesare. Dato che c'erano diverse rivoluzioni state e temeva ce ne fossero degli altri, la Cusia Italiana, decise di fondare un centro, un campamento militare, un centro militare dove poter mettere i propri uomini, non solo, ma l'uso romano era questo, il legionario. Il legionario veniva arruolato intorno a 20 anni, era un arruolamento volontario. Durava la ferma 15 anni obbligatoria, al momento in cui il legionario firmava doveva rimanere nell'esercito per 15 anni. Dopo 15 anni poteva scegliere se rimanere nell'esercito o diventare civile. A quel punto lo Stato, diciamo, regalava una specie di trattamento fine rapporto, di vedazione. Dava al legionario, al momento in cui veniva licenziato, un pezzo di terra. Va bene, e appunto veniva dato un pezzo di terra, una moglie spesso presa dagli schiavi e dei soldi per potersi poi creare sementi, comprare le sementi e comprare gli attrezzi per coltivare la terra. Giulio Cesare ebbe questa idea, c'era un surplus di schiavi, un surplus di terre da vendere che la Repubblica Romana non riusciva a vendere. Creiamo questo centro dove poter mettere questa città, dove mettere i miei legionari che poi potessero intervenire se ci fossero altre evoluzioni, e poi distribuiamo le terre intorno a questa città ai propri legionari. Fu scelto Firenze, la scelta non fu semplice, furono esaminate varie località dell'Italia centrale, nel Sannio, nel Piceno, in Umbria, quindi fu deciso di scegliere una città, un luogo, un piccolo appezzamento di terreno sulle rive di un fiume Ciattolo, non l'Arno, il Bugnone. L'Arno era a 200 metri da Firenze. I romani erano abbastanza intelligenti, capivano che l'Arno faceva di bene. No, stai andando via. Io sono la sono emozionato, la prima diciamo conferenza che faccio. L'Arno, come faceva qua tuttora, faceva parecchie alluvioni. Ora succede questo, che i romani sapevano che stavano sul livello dell'Arno, prima o poi sarebbe entrato in città. Si tengono quindi a circa 200 metri dall'Arno, però avevano bisogno di un corso d'acqua per poter alimentarsi. C'era questo fiumiciatto, il Mugnone, che prima scorreva in maniera diversa da oggi, che sfociava tra il Ponte Santa Trinita e il Ponte Vecchio, e le costruirono qui questa città circa. Fu scelta Firenze perché, prima cosa, c'era un sacco di terre da poter distribuire ai legionari, c'erano gli schiavi da poter dare o in moglie a soldati o
oppure anche agli ufficiali dell'esercito, perché i campi dati agli ufficiali, nel chiaro l'ufficiale dell'esercito, il generale non andava a coltivare i campi, ma andava agli schiavi, e quindi ci voleva la loro. Mentre per quanto riguarda, poi c'è un altro vantaggio: se doveva questo centro servire per poter smestare le truppe al momento in caso di rivoluzione, occorreva un posto e fosse facilmente poi seguito da diverse strade, avvicinato a diverse strade. C'erano intorno a Firenze molte strade importanti. C'era la via Volterranea che partiva da Fiesole e andava a Volterra, dal Galluzzo si ripartiva la via Senese che conduceva a Siena, c'era la via Pisana e da Firenze portava a Pisa lungo l'Arno, e poi soprattutto vicino passava la consolare Cassia. La consolare Cassia non passava dove passa adesso la statale Cassia, faceva un altro percorso. Passava, partiva da Roma, Orte, poi Orvieto, Chiusi, Cortona, Arezzo, o seguiva lungo la attuale provinciale dei Sette Punti, Pontassieve, poi lungo passava dove c'è adesso via Cento Stelle, poi lungo via Vittorio Emanuele, arrivava fino a Calenzano, Prato, Pistoia. A Pistoia si ripartiva in due, si divideva. Una andava a Lucca, un'altra andava a Bologna. Poi c'era anche la Faentina, che conduceva a Faenza lungo la via Emilia. Da quel punto, chiaramente, avendo un centro militare a Firenze, si poteva controllare gran parte del territorio. Baby. Pensando, l'idea di Cesare fu questa. In realtà a Firenze poi dopo non servì molto, perché le rivoluzioni ce ne furono ancora dopo. Però in altre parti dell'impero, in Italia, in Toscana, fu abbastanza tranquillo. Comunque, questo nacque e diciamo decisero di fare una cittadina che aveva un'estensione di 500 metri per 400 e correvano, le mura correvano lungo via Celetani, l'attuale via Celetani, via Tornabuoni, via delle Terme, via Vacchereccia e via del Pronzo. Erano attraversate da due strade principali, il Cardo e il Decumano. Il Cardo andava lungo l'attuale via Roma e va fino a Borgo San Lorenzo, fino all'attuale Borgo San Lorenzo. Il Decumano, lungo 500 metri, percorreva le attuali strade di via degli Speziali, via del Corso e via Strozzi. Si incrociavano in un punto, fu posto la colonna dell'abbondanza a questo punto. Cioè tuttora la colonna dell'abbondanza, non è quella romana, è stata fatta varie volte dopo. E questo favorì parecchio questa zona di essere vicino in una zona particolarmente, diciamo, vicina a strade commerciali, strade militari, favorì lo sviluppo di Firenze. Inizio Firenze era più piccola. Qui abbiamo una fotografia di un plastico che si trova nel Museo del Soldatino a Calenzano. Il titolo era Nascita di una città romana. Infatti tutte le città romane all'inizio erano accampamenti. Questa fondazione fu fatta nel 59 a.C. Vi è poi un'altra teoria che dice che Firenze ci stava già dal 400 a.C. fondata dagli Etruschi, e che i romani nel 59 se ne siano impossessati, comprendendo l'importanza vitale del posto, se ne siano impossessati. E qui diciamo questo. Cesare fondò nel 59 a.C., poi dopo non potete vedere il resto della città fu finita nel 50 a.C. Sevre si interessò poco, questo interessò invece fu Ottaviano Augusto, si accorse che la città si stava sviluppando e ebbe un'idea, trasformò da centro militare a centro civile, costruendo delle fognature, costruì delle terme attualmente che erano vicino a Piazza della Repubblica. La città si stava anche trasformando anche per motivi anche legati indipendentemente dai desideri di Ottaviano Augusto. Perché? Perché diciamo, i coloni romani, i legionari romani che avevano le proprie terre intorno a Firenze avevano necessità di un mercato che potesse scambiare le proprie merci, e fu appunto creato un mercato nella zona attuale di Piazza della Repubblica. E poi non solo, i soldati naturalmente avevano delle paghe e quindi sorse delle osterie dove i soldati potevano spendere queste paghe. La città era un ultimo appoggio per i commerci, perché doveva andare da Roma nel tratto settentrionale o viceversa, passava in forza per Firenze, nacquero locande, cominciarono a sorgere dei tempi.
finché la città nel 37 si completò completamente, nel 37 a.C. l'urbanizzazione della città. Per un po' di tempo Firenze non dà più segno di sé, cominciò a crescere. Nel 37 a.C. aveva soltanto 2.000 abitanti. Vedremo poi nel 135 d.C. salirono a 15.000. Qui vedete appunto il discorso, una cosa che era interessante. Le mura della città di inizio non erano di mura, non erano murate. Vi erano soltanto murate le porte in muratura, soltanto le quattro porte principali, una a nord, una a sud, una a est e una a ovest. Quella a nord è la porta più importante, la porta filonare, perché era adornata dal, diciamo, l'animale simbolo di Roma. Molti pensano che l'animale simbolo di Roma fosse la lupa, non è assolutamente vero. I romani, vediamo nelle stemmi, c'è la lupa all'atta Roma del Remo. Però l'animale stabilito per la Repubblica Romana e per l'esercito romano era l'aquila. E loro ponevano in genere, così fu anche a Firenze, sulla porta più importante, in questo caso da quella settentrionale, gli aquili di Roma, da cui il nome di porta filonare. Allora, questo, diciamo questo, vedete appunto, le mura, le torri di angolo e le porte della città fiorentina erano in muratura, il resto era tutto in legno. E praticamente questa qui rappresenta esattamente come era all'inizio Firenze. Vediamo di scorrere un'altra fotografia perché poi parlerò. Questa addirittura si parla prima di strade romane. Ecco, questa è stata scoperta adesso, che è un'antica strada romana, non di quelle importanti, ma si trova tra il cimitero di Quarto e la chiesa di Quarto, nei pressi di Bagnaricoli. Qui si conosceva sempre questa strada. Si pensava però che fosse una strada medievale. Attualmente invece da alcune ricerche scoperte in realtà è una strada dell'epoca romana. Questa è la porta filonare. Questa è la porta di sinistra e la porta filonare. Questa è una fotografia molto sbiadita, qui torna al 1870. Quando a Firenze si decise che la Roma vecchia non serviva più a niente, presero e buttarono giù la vecchia città. Buttarono giù anche l'arcivescovato, perché l'arcivescovato prima non era dove si trova adesso, ma era in piazza San Giovanni. San Giovanni era molto più piccola per San Giovanni, si trovava quasi in mezzo all'attuale piazza San Giovanni. Fu buttato giù, anche le case intorno dell'arcivescovato, c'era anche una via dell'arcivescovato che univa Borgo San Lorenzo a via Roma. E nel buttaggio scoprirono i resti della porta filonare. Ora ne prendiamo la successiva. Questa è la colonna dell'abbondanza. Questa colonna dell'abbondanza però non è quella originale romana, è andata persa. Fu fatta nel 400, la statua dovrebbe essere quella del 400, poi fu tolta varie volte e rimessa. La colonna fu fatta in snow, che era andata persa, è stata rimessa questa nel 1955. E diciamo questo, che rimase anche, se abbiamo delle vecchie fotografie del 1800, vediamo questa colonna dell'abbondanza ancora in cielo. Era il punto dove si incontravano il Carto e il De Romano. Ecco, questa invece è la città nel 135. Nel 135 a.C., l'imperatore Adriano decise, dato che la città era diventata importante, da 2.000 abitanti era salita a 15.000 abitanti, decise decise di ingrandire la città e di portarla e costruì alcune cose importanti, fra cui la cosa più importante sono il teatro, che vediamo che era sotto il palazzo, attualmente si trova sotto il palazzo vecchio, ci sono ancora notevoli risorse, e l'anfiteatro, che andava da via Torta a piazza Peruzzi. Il palazzo Peruzzi sorge proprio su delle fondamenta dell'anfiteatro romano. Poi vediamo anche come era disposta la città e altre cose. Il centro vediamo era vicino a piazza della Repubblica. Ecco, questo è stato ricostruito, la stessa discorsa abbiamo visto in pianta, è stato ricostruito dal Ministero della Cultura.
l'ho preso su internet e vediamo, oltre il teatro ci sono delle terme, sono le terme romane molto famose, perché Adriano nel 185 dopo Cristo decise di migliorare la città. E non sono le terme romane, non le... Comunque creò 9 terme, c'è la via. In grande Campidoglio. E vedete, non so, vedete una serie di piccoli, un disegnino, una linea in fondo in alto, non riapri la fotografia, vedete un disegnino in fondo in alto, una specie di linea, quella è l'acquedotto romano. Siccome l'acqua del Mugnone non era più sufficiente a soddisfare le esigenze della città, Adriano pensò di costruire un nuovo acquedotto, che partiva da Montemorello e giungeva in città. Questo acquedotto è restato, diciamo, una parte di questo, c'è ancora tracce fino al 1800. Però nella zona dei rifredi, via dell'Arcovate, si chiama tale perché c'erano gli archi ancora dell'acquedotto romano. Nel 1800 non piaceva la roba vecchia e quei pezzetti rimasti furono buttati giù per costruire nuovi quartieri. Qui vedete la roba. Ecco, qui rivediamo sempre la stessa città, allo stesso punto, però fatto in un plastico. Questo plastico era nel Museo Firenze com'era, che si trovava in via del Proconsolo, però nessuno ci andava a vedere onestamente. Allora il comune decise di utilizzare il convento di Oblate, dove c'era questo museo, in un altro utilizzo, e ha smantellato il museo. Però questa è la stessa fotocamera che avete visto voi, stessa città, si vede una cosa abbastanza interessante qui. Questo affare circolare, vedete in basso, semicircolare, è il porto di Firenze. Adriano costruì un porto fluviale che arrivava fino a Pisa, perché l'Arno fino allora era navigabile fino all'altro rete Africa attuale, e quindi era questo porto dove funzionava. Poi vedete quella accanto vicino al teatro, c'è un tempietto sulla destra, con destra esatto, questo è il tempio di Iside. Siccome c'erano molti siriani, molti orientali, Adriano pensò di costruire anche un tempio di Iside, non soltanto quelli. E poi questo vedete anche l'anfiteatro, più avanti, ma si può parlare. Questo ecco, è la pianta che ho ricavato dal Comune di Firenze, c'è il Comune di Firenze nei suoi archivi. Questa è la pianta del teatro per vedere in che punto si trova esattamente il teatro. Quello che vedete sotto è Palazzo Vecchio, la parte più stretta è dalla parte di Piazza Signoria. È come si trovava il teatro attuale in quel momento lì. Oppure avanti. Ecco, questo è attualmente nel sottosuolo che ha scavato il Comune di Firenze, ha scavato nel teatro e ha trovato alcune diverse di questi. Il teatro, diciamo, nella parte bassa è abbastanza integro e ha trovato questi qui. Guarda ancora, gira ancora. Ecco, qui c'è un altro pezzo di teatro che vediamo, è trovato, che si trova di sotto il Palazzo Vecchio. Mattoni sono stati aggiunti dopo perché l'arco Maroni, mattoni sono stati aggiunti dopo perché sennò l'arco crollava. Allora, questo è uno di quelle, diciamo, per arrivare al teatro, gli spettatori non è che tutti dovessero salire in cima al teatro e poi scendere. Facevano dei sotterranei, passavano, come negli spazi sopra c'è negli stadi. E questo è uno di quelli di accesso al teatro. Ma pure avanti, tanto. Questo è sempre un altro punto, vediamo l'anfiteatro, appunto è un esempio dello stesso plastico, mette in evidenza l'anfiteatro romano come era. E come facevano a passare questa barriera per arrivare al porto? Ma fatta anche perché... Guarda che come mette lì non c'è l'aria, è un po' più spostato, comunque sì. Quella è l'aria, a quell'epoca c'era. Si vede già una cosa, vedete, non so se vedete, qualcosa attraversa l'Arno. Vedete, quello è il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio fu costruito dagli Etruschi e quindi, diciamo, questo fu fatto in legno. I romani, dopo un'epoca successiva, lo migliorarono, però non lo fece in muratura, perché i romani, purtroppo, fortunatamente per loro, purtroppo noi, non per loro, per noi siamo, perché noi siamo meno intelligenti dei romani, saranno accorti che l'Arno faceva, l'ho detto, diverse piene. Allora, fecero delle pigne in muratura su cui posarono le tavole in legno. Perché non fecero anche gli archi in muratura come gli altri? Se c'è un'alluvione, come è successo nel 1966, l'Arno il ponte avrebbe fatto dal tappo, e siccome dalla parte c'è la costa San Giorgio, l'acqua sarebbe andata tutta la città. Allora avevano fatto delle tavolate in legno con cui coprivano le pigne. Quando veniva l'alluvione, l'Arno portava via
le tavole tavolate, l'acqua poteva fluire tranquillamente. Poi finito il corso, si mettevano le tavolate, mettevano nuove tavolate e succedeva. Può andare avanti. Questi sono alcuni reperti che sono trovati in quell'epoca lì, che si sono trovati scavando per Firenze. Questo rappresenta Ercole addirittura. Poi ce n'è un'altra ancora. Anche questa viene, è stata messa adesso sotto il teatro, dove c'è sotto Palazzo Vecchio, dove ci sono gli scavi del teatro, però non so dove è stata recuperata questa. Prosegue ancora. Questa addirittura sarebbe una fregio che si trovava in una fonte sotterranea. Vai avanti perché. Ecco, questo li vediamo più in piccolo, questa parte, questa fotografia più dettagliato, le terme. Queste terme erano molto pure più importanti di Firenze, c'erano varie terme, c'erano anche sotto la Torre della Pagliazza le terme, vedremo anche una fotografia proprio delle terme sono sotto. Però questa era in piazza Signoria, vedete il teatro. Erano più importanti, erano questa forma, erano le terme a Roma e a Firenze, erano gratuite. E addirittura quelle di Firenze erano molto interessanti, perché addirittura si svolgevano anche degli spettacoli, erano grandi, si svolgevano spettacoli, erano grandi lavori. C'erano persone che passavano la mattina come un circolo praticamente, passavano ore intere a quello. A proposito, nel parlare non ho detto perché si chiamava Florenzia. L'antica Firenze. Florenzia, ci sono due teorie. Una che era della divinità Flora, è la dea delle messi, la dea delle messi. Altra invece, Florenzia era il nome della figlia del re Etrusco di Fiesole. Comunque, ritornando a Flora, Flora era molto venerata qua in Toscana, non soltanto per la raccolta del grano o dell'orzo, ma anche per altri tipi di frutta, fra cui l'olio e l'uva. E si pensa che le attuali feste di Lura, le feste di Vendemmia, ci sono state, che ci sono tuttora e che usavano fra i contadini, sono un po' derivate alle feste di Flora che si facevano dai romani. Ecco, queste sono le terme, siamo sotto la Torre della Pagliazza. In piazza Elisabetta è stata liberata da tutti, diciamo, le aggiunte medievali, la Torre della Pagliazza. Però la Torre della Pagliazza, queste sono altre terre romane, una fotografia del 1800, furono scoperte queste nel 1800 e si vedono fotografie del 1800 e riprodono altre terme romane. Qui è un pozzetto, questo è sotto Palazzo Vecchio, se trovate, è un pozzo, come era fatto, vedete come erano costruiti i pozzi romani, c'è un altro pozzo, può andare avanti, c'è un altro pozzo. Questa addirittura invece è una scalinata, è un pozzo pubblico, era. Fu creato un pozzo pubblico dove potevano le persone, diciamo le persone più povere, attingere l'acqua. Questo si trova esattamente, sta trovato sotto il cinema Gran Primus. Firenze è piena di reperti, però Firenze è città, non si può portare giù. Un altro pozzo che è stato questo rinvenuto sotto Palazzo Vecchio. Ecco una cosa che è stata scoperta solo da pochi anni, vorrei soffermarmi. Questo è il Circo Massimo, anche Firenze aveva il Circo Massimo, è scoperto solo da alcuni documenti, e questo si spiega anche perché, aspettate un attimo, ce l'ho qua tutto. Allora si spiega forse anche perché i medici lo sapevano, è stato scoperto appunto che i medici erano a conoscenza di questo Circo Massimo e facevano correre i cocchi in questa piazza. Questi erano due obelischi e servivano a meta. Meta era dove giravano i cavalli, erano due mete, si girava attorno. Infatti, probabilmente sapevano, questo punto è dove c'è attualmente la croce al Trebbio. Questo fatto fu fatto da Diocleziano. Capì l'importanza di Firenze. All'epoca di Diocleziano erano già saliti a 20.000 persone, addirittura. E non uscire fuori dalle mura, non entrava più nelle vecchie mura, furono fatte delle mura aggiunte delle mura. Firenze è una città importantissima. E allora la zona della Tuscia, la Tuscia era una regione, una delle regioni romane, che comprende che praticamente l'Etruria, i romani chiamavano Etruria Tuscia, che comprendeva la Toscana, l'Appennino bolognese, modenese, la riva destra del Tevere sull'Umbria, quindi la parte occidentale dell'Umbria, e la provincia di Viterbo. La capitale filo era stata Lucca,
Diocleziano portò la capitale della regione da Firenze, da Lucca a Firenze, e costruì questo, detto nel 300, questo fatto nel 200, l'impegno nel 293 avanti Cristo, dopo Cristo, 290 dopo Cristo. E questo qui si trova esattamente la croce al Trebbio in questo punto. E di là? Di là è sparito ormai. E il discorso durò pochissimo. I lavori finirono nel 303 dopo Cristo, i lavori di questo circo massimo. Si ha poca storia perché già nel 393 non esisteva più, non c'erano i barbari. Allora si è pensato, gli storici hanno pensato, come mai non esiste più dopo 90 anni soltanto sta teatro? La risposta forse viene da un discorso, quelli che distrussero Firenze, purtroppo io sono cattolico, i cristiani distrussero Firenze, veramente, perché l'inizio, qui sarebbe un discorso, che forse dovrebbe parlare la prossima volta, ci vorrebbe 10 minuti per spiegare, mi concedete 10 minuti ancora? Sì. Allora, Firenze come tutte le città ebbe le sue persecuzioni. Le persecuzioni però ci furono soltanto una sola volta a Firenze, nel 250 d.C. con l'imperatore Decio. Perché? Perché i fiorentini non volevano diventare cristiani, continuavano a essere pagani. E ci furono poi, infatti, sia i due martiri più importanti del 250, San Miniato e San Cresci, erano di origine greca e siriana, della penisola dell'Asia Minore, greci delle Sale Minore o della Siria. I fiorentini non volevano diventare cristiani. E allora però ci riuscirono a fare questi. Per l'imperatore Decio combatté parecchio i cristiani, e anche a Firenze, qui abbiamo avuto un San Miniato, che fu, nonostante la gente dice San Miniato fosse stato deabitato, poi lo abbia preso la testa e abbia salito sul Monte Fiorentino. Monte Fiorentino è il nome che aveva prima l'attuale Monte alle Croci, non c'erano le croci, prima si chiamava Monte Fiorentino. In realtà fu ucciso come tutti gli altri cristiani nell'anfiteatro. Poi fu scelto quel luogo dove seppellirlo, perché condannato a morte non potevano essere seppelliti né nelle città né nella vicinanza della città, semplicemente per quello. L'altro martire importante fu San Cresci. San Cresci, insieme alla madre, era stato imprigionato, convertì il carceriere, li presero e scapparono. Però i soldati romani li seguirono lungo la via Faentina e nei pressi di Borgorenzo li raggiunsero e li suicidarono. È stata fatta lì una pieve. San Cresci è molto venerato, ci sono parecchie pieve in Toscana di San Cresci, qui fu fatta una pieve che è durata per tanti anni, poi il terremoto l'ha distrutta. Che succede? I cristiani erano stati, quando un momento opportuno venne il decreto, prima di Costantino del 313 disse che la religione cristiana si poteva ammettere, nel 380 l'imperatore Teodosio stabilì che la religione cristiana fosse l'unica regione dell'impero. I cristiani non se lo fecero due volte, tanti anni soggiogati da pagani, si presero la rivincita, cominciarono a distruggere tutti i templi e le opere pagane. Ci furono diverse, diciamo, contese fra i pagani in quelle quali. E quindi si pensa che l'anfiteatro sia stato distrutto dai cristiani, perché rappresentava l'anfiteatro, il circo massimo dai cristiani, perché rappresentava un sistema di vita che i cristiani non permettevano. Non distrusse solo quello, distrusse anche il Tempio di Marte probabilmente, che si trovava sotto il Battistero, questo fu costruito dopo, non è vero, era il Tempio di Marte. Fu costruito dopo, ma il Tempio di Marte era stato già abbattuto. Comunque, ritornando al coso, perché sappiamo questo discorso? Nel 393 San Zeno e Sant'Ambrogio, quello che poi andrà a Milano, presero e misero la colonna del Trebbio. La colonna del Trebbio, la prima colonna del Trebbio, ora può essere fatta varie volte, la prima colonna del Trebbio fu posta da Sant'Ambrogio nel 393, e Sant'Ambrogio venne a Firenze sul invito dei fiorentini. Due anni ha vissuto, prima di andare a Milano ha vissuto due anni a Firenze e Sant'Ambrogio. Erano a metà strada fra un Savonarola e un San Paolo. Un grande cercava di convertire pagana cristiana, ma al suo tempo distruggeva tutto ciò che c'era di profano. Probabilmente aveva distrutto anche quello, che si è ammesso la croce del Trebbio, dove c'era la meta era dove c'era una cavalli, la meta di... E allo stesso punto chiaramente sarà stato lui a distruggerlo.
e probabilmente avrà distrutto anche l'antico tempio di Marte, che si trovava sotto i battistini. Questa la meta è un discorso, è venuto fuori il discorso della meta, e lo diciamo oggigiorno. Una persona è arrivata alla meta, ma era raggiunto il traguardo, perché? Perché la meta era, oltre dove giravano, all'ultimo giro la meta era dove arrivavano i cavalli, il traguardo dei cavalli. E da questo è venuto il detto attuale, è arrivata la meta. Per quanto riguarda poi dopo la situazione di Firenze, si continuò per una decina d'anni a litigare, continuavano i pagani con i cristiani. Finché si giura sarebbe venuto di smettere di proseguire, l'invasione barbare se ne parla la prossima volta, perché immagino che tutti si vorranno andare a mangiare, vedo già uno sguardo. Dove è lei questa? Dove è lei questa? Questa è il proprio senza riparare. Allora, Mauro, aspetta, non andare via, per l'amor di Dio, perché noi si può partire, Franco. Grazie. Noi adesso cominciamo a mangiare tutto bene così, però io sinceramente, vieni che qua, Franco, Mauro. No, Mauro. Io anzi, in tutta mia sincerità, in tutto il mio cuore, io ti conosco ormai da anni, però tutto a memoria. Esatto, quello che ho. Tutto a memoria, io penso che per fare tutte queste cose, come sei a conoscenza di Firenze, vuol dire che te proprio hai una cultura molto molto profonda di Firenze, per cui ci ha fatto molto piacere. Io penso che riuscendo a organizzarla in maniera da poterti dare mezz'ora di tempo per poter finire questa bella spiegazione, avremo un'altra serata per stare tutti insieme. Chiaramente, benché tu sia socio, benché tu abbia ruolo in Firenze in Armonia, noi abbiamo il piacere di consegnarti come riconoscimento di questo tuo impegno. L'associazione Antropozoa, che è un'associazione che si occupa di interventi assistiti con gli animali. Lavoriamo in diversi ambiti dove c'è bisogno dell'intervento di un cane. Quindi lavoriamo con anziani nelle scuole, al Maier chiaramente, dove è un progetto che va avanti da circa 14 anni. È il primo ospedale in Italia che ha permesso ai cani di entrare e di lavorare adesso in tutti i reparti. Sono una figura importante, svolgono diverse funzioni. A proposito, sono stati fatti degli studi che hanno confermato quanto la presenza di un cane possa portare dei benefici ai bambini che vengono ricoverati. Quindi non è un gioco per i bambini? Anche un gioco, però il gioco viene strutturato dall'operatore in modo che abbia comunque una finalità educativa. Quindi non è un gioco fine a se stesso, è un gioco che magari serve al bambino ad alzarsi dopo un intervento, che è una cosa fondamentale. Che tipo di intervento? Cioè proprio per capire l'importanza di quello che fanno? Sì, gli interventi sono differenziati in base agli obiettivi, in base al bambino che abbiamo di fronte. Quando si lavora in neurochirurgia? Sì, in neurochirurgia, soprattutto dopo un intervento, si lavora prima di tutto sulla motivazione, perché un bambino comunque che è stato operato chiaramente perde la motivazione, perde l'entusiasmo. Quindi il cane da un momento di quotidianità è come se portassimo un po' di casa sua all'interno dell'ospedale, e questo è un forte motivatore non solo per il bambino ma anche per la famiglia e per tutti, proprio per tutto il contesto che ha intorno il bambino. Un aspetto importante è appunto quello di far alzare il bambino dal letto, perché spesso la scarsa motivazione e il dolore, perché sono bambini che soffrono, fanno sì che il bambino abbia difficoltà ad alzarsi. E grazie al cane si riesce a raggiungere questo obiettivo, quindi spingendo il bambino a fare delle passeggiate che magari inizialmente possono essere anche solo due passi,
e gradualmente nel corso degli interventi i passi aumentano e vengono fatti all'interno proprio del corridoio dell'ospedale. E quindi cioè sono dei forti motivatori, dei facilitatori sociali, ci aiutano tanto. Stimolano i bambini appunto a muoversi per rischiare delle ulteriori... stimolare. Sì, delle complicanze post-intervento. E cose varie dopo un intervento. Certo. Quindi questi cani qui che vediamo fanno queste cose, loro? Sì, Polpetta è uno dei dottori del Mayer. È amatissimo dai bambini perché comunque trasmette allegria, tranquillità. Posso farmi una domanda? Prego. Alla scuola del Tremolanzi? Non so, un po' io. Perché io riconosco quel cane? La Morante? Forse una di voi, perché quel cane lì. La Francesca, sì. Mi diceva il mio collega, sì, una nostra collega, sì. Ecco, ciao, detto c'è questa associazione. Sì, poi Polpetta è facilmente riconoscibile dalla postura. Quindi adesso la testa di adesso abbiamo avuto mamma e profumo. Mamma e profumo. Dunque adesso abbiamo avuto una piccola delucidazione da Mara. Se ci fosse qualche domanda, io standoli a tavola sentendo parlare loro, insomma guardandolo dico ma come proprio loro fanno queste cose? Cioè immaginiamoci un bambino operato alla testa, neurochirurgia. Quindi voglio dire, sono segnali molto importanti per la vita di un bambino che poi deve crescere. L'importanza di un cane che è quello che riesce a stimolare un bambino a fare i primi passi dopo un intervento così importante, perché altrimenti questo non avverrebbe, perché il bambino chiaramente dopo un intervento fra il dolore, fra la stanchezza, fra... tutte le medicine che chiaramente portano anche alla sonnolenza stessa, loro riescono a stimolare i bambini a far sì che ci sia di nuovo il movimento, l'energia, meno rischi di trombosi. Quindi immaginiamoci l'importanza di questi animali, chiaramente che sono pilotati, istruiti da queste persone, che poi dopo verrà spiegato, perché anche questo mi ha raccontato una cosa bellissima, quanto è lungo l'insegnamento di un cane affinché possa arrivare a fare queste cose. Per cui, scusatemi tanto, ma a me questo profumo mi fa riempire la bocca, non riesco più a parlare. Quindi grazie Mara, grazie, a grazie e sempre a quello che fate. Grazie, grazie. Ti dico qualcosa sulla preparazione di questi cani per fare questo lavoro, diciamo. Mica, ora il fatto di avere la cucina dietro sì. una prova in più è una femmina, sì. Allora, i cani fanno questo lavoro, insomma, per quella che è la nostra impostazione e concezione, cominciano la preparazione il primo giorno che arrivano, diciamo, con noi, quindi a 60 giorni, subito. Avvicino il microfono, perché non mi piace. Cominciano a 60 giorni, praticamente appena arrivano in famiglia, diciamo, appena arrivano al padrone, cominciano subito una sorta di educazione. A noi non piace dire addestramento, perché i nostri sono cani educati, non addestrati, diciamo. E mica... La preparazione, l'educazione consiste in una socializzazione molto forte con tutti quelli che possono essere gli stimoli del mondo esterno, diciamo, quindi sia con altri animali, sia con persone, sia con oggetti o cose di ogni tipo strane che il cane potrà incontrare nella sua vita.
perché è giusto che impari a conoscere più cose possibili del mondo per non averne paura e per essere abituato a conoscere cose nuove e potersi relazionare, così se in futuro troverà anche qualcosa di sconosciuto saprà come approcciarsi in autonomia e conoscerlo, diciamo. Quindi questo aspetto è assolutamente fondamentale per dei cani che andranno a vivere e a subire stimoli molto forti e non sempre piacevoli, a cui devono essere abituati senza reagire, senza rispondere, tollerandoli e superandoli. Oltre a questo c'è un lavoro di esercizi di base che servono appunto per sviluppare l'autocontrollo nel cane e così, e altri tipi di esercizi, diciamo, un po' più divertenti e fini a se stessi, se così si può dire. Mica si può non mangiare i piatti. E altri esercizi più fini a se stessi, appunto, che hanno la funzione sia di rafforzare la relazione padrone-cane, diciamo, sia sono utilizzati per rompere il ghiaccio in vari casi con determinate utenze che magari non fanno più resistenza, o per svolgere gli esercizi con finalità varie, da aumento dell'autostima, autoefficacia, eccetera, eccetera. Qui siamo in un altro ambito. Quindi è un lavoro quotidiano che si protrae nel tempo e diciamo che non finisce quasi mai, anche se i periodi critici sono i primi mesi, soprattutto fra i 2 e i 3 mesi, quel mese lì è proprio fondamentale nella vita di un cane. E niente, ora mi avevano chiesto di far vedere qualche esercizio, però si viene dall'estate, questo lo dico prima per evitare figuracci, almeno Mica non ha fatto niente per gli ultimi 2 o 3 mesi, quindi non so adesso, non ha ripassato niente, no. Inoltre poi ci sono troppi profumi. No, va bene, quello va bene, ora si prova. I nostri cani, per l'impostazione che dicevo di educazione e non di addestramento, devono essere abituati a svolgere tutti i tipi di esercizi, sia dal semplice richiamo all'esercizio più complesso, con qualsiasi tipo di persona e qualsiasi tipo di utenza. Quindi reagire a stimoli diversi, non sempre uguali e tutto quanto. Accompagnata a questo c'è una non, diciamo, perfezione degli esercizi. Noi non siamo ossessionati al risultato e il cane deve svolgere l'esercizio assolutamente perfetto. Lo deve fare, lo deve saper fare, se poi lo sbaglia magari fa più ridere se lo fa giusto. Quindi. Adesso proviamo a farla abbaiare. Dovrebbe abbaiare con la voce e poi senza. Si prova, non lo so. Vieni, va, seduta. Voce. E questo era quello facile, ora vediamo se si ricorda quello senza voce. Ma mettila un po' di parte. Vieni, va bene? Sì. Ok, Mica. Voce. Vieni, va. Grazie. E l'altro, non so se si vedrà bene, Mica, vieni. Mica. Copri gli occhi. Copri. Che bene. Quello era l'inchino, ha sbagliato di Mica. Il discorso che diceva prima, il cane deve essere in grado, in autonomia, di rapportarsi e superare determinati tipi di approcci, anche magari non proprio consoni, e oltre a questo, Mica, c'è di fondo la relazione che si crea fra conduttore e cane, che diciamo dà una sorta anche di sicurezza al cane, perché diciamo che si affida un po', cioè in determinati momenti più difficili magari vedi il cane e ti guarda, e se ti vede tranquillo accetta la situazione e accetta anche quello che può essere, non lo so, oggettivamente questi cani vanno incontro a cose strane, cioè Mica è normalissimo che si prenda dita negli occhi, negli orecchi, strizzate, bastonate, calci o cose varie, sia dall'Alzheimer sia da, non lo so, ragazzi autistici piuttosto che, quindi sono situazioni strane
a cui loro devono essere abituati e soprattutto devono rimandare appunto al punto di riferimento che hanno, in questo caso chi il padrone, la gestione della situazione. Oltre a questo noi proviamo sempre comunque a prevenire, a creare un setting giusto, se si vede che qualcuno sta per fare qualcosa di strano cerchiamo di intervenire prima senza grosse scenate, insomma cerchiamo solo di bloccare la cosa di modo che di insegnare un tipo di approccio più consono all'animale. Comunque nell'idea di cane che fa questo lavoro, il cane dovrebbe saper gestire la situazione anche più o meno in autonomia. Non sono mai in autonomia totale, chiaramente non è che noi lasciamo il cane e andiamo via, quindi ci siamo sempre presenti anche noi, però da solo deve avere delle risorse e la forza di sopportare tutti i tipi di stress e di poter interagire in qualche maniera o provare a gestire la situazione da solo. È un lavoro alla base, diciamo, di socializzazione e di relazione, direi. Senti, una domanda, scusa. Ti è mai capitato? Sì, grazie. Volevo sapere, è mai capitato che un cane davanti a un bambino magari sofferente si sia comportato male, che non abbia accettato magari quelle avance che può aver fatto il bambino? È capitato qualche volta? Allora, a me personalmente non molto. Cioè, mica che abbia proprio rifiutato qualcuno, no. Poi non so, magari estendiamo la domanda perché forse un esempio, mi viene in mente un esempio di Cannella, magari lo raccontano loro perché non era... Ah sì. Cose, però era una cosa un po' particolare. Succede a volte che determinati tipi di bambini magari hanno degli approcci, come appunto ritornando alla domanda di prima, particolari, troppo aggressivi, no? Sia perché veramente magari fanno qualcosa di doloroso, oppure perché semplicemente si pongono in maniera strana. Nonostante magari loro debbano essere abituati a qualsiasi tipo di cosa strana, dalla persona con le stampelle, insomma tutte le cose che magari un cane non è abituato a vedere, per loro devono essere normali. Detto questo, può succedere, però in quel caso secondo me, per le esperienze mie, era una casa in cui era il bimbo o il ragazzo, in questo caso, che si poneva effettivamente in una maniera sbagliata, quindi era giusto che il cane evitasse quel contatto, secondo me. Ora va valutato sul momento perché non è sempre vero, no? Però in quel caso si può sfruttare per insegnare a un bambino, non lo so, fa un esempio a caso, iperattivo, che è troppo agitato, troppo si muove, è un insegnamento molto più diretto delle parole nostre, no? Se il cane ti rifiuta e te vuoi fare una carezza al cane, devi cambiare atteggiamento. I fisioterapisti non erano riusciti a convincerla di alzarsi per la paura del dolore, per il dolore che aveva provato, insomma questa bambina a 4 anni non ne voleva sapere. Ed era una settimana che stavano provando, quindi gli facevano fare ginnastica a letto, non riuscivano a farla alzare, non riuscivano a farla muovere. Quando siamo arrivati col cane, la mamma, siccome gli avevano spiegato cosa saremmo andati a fare, la mamma tutta contenta me l'ha portata incontro su una sedia a rotelle dicendo adesso fai una passeggiata con il cane. Questa bambina si è messa a piangere, non mi voleva guardare, non le voleva sapere. Ora noi lavoriamo da tanti anni ormai, sono 15 anni quest'anno e ci abbiamo un'intesa con gli operatori, con i medici, con gli infermieri. All'inizio andavamo tra virgolette a cercare i bambini, ora non facciamo in tempo a entrare in ospedale che ci chiamano dai vari reparti, no? Per far girare un collo, per far alzare un bambino, far muovere un braccio, a seconda delle cose che c'è da fare. Io ho guardato l'infermiera ha preso la mamma sotto braccio e se l'è portata via, sono andato a fargli vedere il cane, lei non ne voleva sapere, sicché ho cominciato a mettergli biscotti, avevo dei biscotti con varie forme, c'era il pappagallo, la tartaruga, il pesce, l'anatra, ho cominciato a metterglieli sulle gambe, il cane Budino, un collega di Polpetta, Edimiga, gli saltava in braccio, si alzava per mangiargli i biscotti e questo aveva già cominciato a distrarlo, ci è voluto un po' di tempo. Mi sono messo a giocare con i biscotti sulle sue gambe, mi facevo la fila dei pesci, poi intanto ci mettevo in mezzo un'anatra e lei guardava con la coda dell'occhio perché non mi guardava ancora in faccia, però magari faceva cadere l'anatra perché non ci stava bene con i pesci.
E allora ci siamo messi a fare questo gioco. Quando si è distratta, io ho cominciato a far fare degli esercizi al cane, tipo l'abbaio silenzioso, l'abbaio con la voce, cammina all'indietro, dai la zampa, e ogni esercizio dava un premio, dava un biscotto al mio cane. Dopo un po' sono riuscito a cominciare a dare un biscotto io, a far dare un biscotto alla bambina. Quindi già abbiamo instaurato una sorta di, tra virgolette, rapporto. Poi mi sono chiesto, chissà se proviamo, gli ho detto, vuoi provare te a fargli fare questi esercizi al cane? Gli ho spiegato come si faceva, gli ho tolto i biscotti dalle gambe, li ho messi sul banco degli infermieri a un metro di distanza. La bambina ha fatto fare l'esercizio al cane, il cane l'ha fatto, anche perché Tommaso non ve l'ha detto, loro fanno una preparazione molto lunga, ve ne parlerò dopo, parlano un paio di lingue, verbale e non verbale. Quindi io ho approfittato, da dietro la bambina gli ho fatto fare l'esercizio al cane, la bambina era convinta di averlo fatto lei, andava bene così. Ha fatto un bel sorriso, gli ho detto, ma se lo merita un biscotto, budino, sì o no? Ma ha fatto il cenno di sì, e sicché gli ho detto, vabbè, vada a prendere, va. E la bambina si è alzata, è andata a prenderlo, guardato l'infermiera che ha portato via la sedia a rotelle, dopo che gli ha dato il biscotto, gli ho dato il guinzaglio e siamo partiti e abbiamo fatto una passeggiata. Allora, il problema che dicevo prima alle persone al tavolo con me è stato di riportare la bambina nella stanza, perché siamo stati 50 minuti a passeggiare per l'ospedale, sempre il solito corridoio, dicevo ora andiamo in stanza perché ci sono altri bambini, no, ancora un giro, va bene, facciamo ancora un giro. Ne abbiamo fatti un sacco di questi giri e non ce l'ha verso di portarla nella camera. La cosa veramente bella è stata che il giorno dopo io sono tornato per farla allenare un po' e non l'ho trovata. L'avevano dimessa, stavano aspettando che ripartisse, che ricominciasse a camminare. E questo cosa vuol dire? A parte che il cane ha funzionato e è andato tutto bene, che la bambina si è ritrovata nel giorno, cioè se magari io non ero in ferie e andavo a lavorare prima, non dico che ci riuscivo il primo giorno, ma magari il secondo, però la bambina sarebbe tornata prima a casa, la famiglia sarebbe tornata prima a casa e sarebbero stati tutti, tra virgolette, un pochino meglio con il problema che avevano lì in ospedale. Ora, perché ho raccontato tutto questo? Per dire che lavoriamo in situazioni sicuramente brutte, però siamo fortunati in fondo, perché vediamo la parte più bella che c'è nella situazione brutta. Cioè cerchiamo di aiutare quella che è la ripresa, cerchiamo di lavorare su quella briciola di buono che c'è in una persona che ha dei problemi. Non vediamo la parte brutta, cerchiamo di vedere la parte buona e cerchiamo di enfatizzarla, di indirizzarla, di insomma di tirare fuori il tutto dalla parte brutta. E questo penso che ci faccia essere contenti di quello che facciamo e soprattutto che riesca a farci ritornare il giorno dopo a fare queste cose. Prima quando eravamo a tavola di quella bambina che poi non hai distrutto, l'altra bambina che era un altro, ci sarebbero tantissime situazioni, sono 15 anni che lavoriamo lì in ospedale, quindi sarebbero tantissime le cose da raccontarvi. Un giorno sono andato al pronto soccorso, ero da solo anche quel giorno lì, poi io dico di me, ma possono essere cose che sono capitate anche a loro, perché poi più o meno il lavoro è lo stesso. Sono arrivato al pronto soccorso e c'era una ragazzina di 16 anni che aveva avuto un attacco di panico molto brutto, era due ore che era sul lettino, non riusciva a respirare, quindi maschera ossigeno, tutte le varie cose, e soprattutto non dava segnali di vita, non rispondeva, non parlava, non si muoveva, non faceva assolutamente niente. Il medico mi chiamò e mi chiese di fare qualcosa, io non sapevo cosa fare perché questa ragazzina non parlava, non rispondeva, non reagiva. Continuo, sì. Non rispondeva, non faceva niente, allora l'unica cosa che mi è venuta in mente di fare è stata quella di mettere sul lettino Budino, sempre Budino avevo, perché poi i cani vanno a periodi, no? C'era il periodo di cannella, c'è il periodo, vabbè, insomma, e ora è il periodo di polpetta, per dire. Ho messo Budino sul letto e gli ho messo le mani di questa bambina sopra, tant'è vero che l'ospedale ha fatto un case report su questa bambina. Questa ragazzina, gli ho messo le mani sopra, gliele tenevo io e dopo un pochino le dita si muovevano come se grattasse il cane. Il medico se n'è accorto, tutto contento, insomma sono partiti e siamo partiti perché io l'ho accompagnata e hanno ricoverato la bambina in neurologia
siamo arrivati sul reparto tra gli strilli della caposala che avvertiva le infermiere, stanno ricoverando Budino, perché c'era questa barella, questo lettino con questa ragazzina, Budino sopra, le orecchie ritte. Budino è un bastardino con le orecchie a pipistrello, insomma un po' strano. E niente, l'abbiamo portata in camera, l'abbiamo accompagnata, siamo stati lì con lei tanto tempo, poi il giorno dopo siamo tornati. Dopo 3 o 4 giorni l'ho ritrovata sveglia, cosciente, e parlando era molto contenta di conoscere Budino, eccetera, eccetera, perché mi raccontava, poi si è fatto il case report come ospedale, che mentre era al pronto soccorso, che non parlava, non rispondeva, non lo diceva, però si era resa conto del calore, del pelo, aveva capito che era un cane e non so, in qualche maniera l'aveva stimolata. Poi lì praticamente io non ho fatto niente. Budino è stato sdraiato, quindi non ha fatto niente, ha sopportato, diciamo, tutto il tragitto, tutto allo stare nel pronto soccorso, il tragitto, immaginate, la barella portata velocemente dagli infermieri, l'ascensore, l'arrivare della caposala che butta la cartella sul letto ai piedi. E come diceva Tommaso prima, per la domanda che gli avevate fatto, i cani sono abituati a non reagire, e se ci fosse da reagire devono guardare il loro conduttore, devono guardare il loro padrone. Se il loro padrone è tranquillo, vuol dire che ce la facciamo, sopravviviamo e va tutto bene. Se il loro padrone è un po' preoccupato, e allora si devono preoccupare anche loro. Però non devono reagire, tutt'al più ci guarderanno come per dire: senti, mi mordi te per piacere, che sarebbe l'ora di finirla. E allora lì deve intervenire il proprietario del cane, il conduttore del cane, per dire: ora basta, lo porto fuori prima che mi faccia qualche danno. Perché comunque sono cani, sono preparati bene, ma sono cani. Bello. Senza magari farsi beccare da tutto il resto del mondo perché sta facendo un altro lavoro, sta insegnando una cosa al cane mentre è dentro a lavorare. Quindi cioè vedere una persona che passeggia in ospedale con un cane vuol dire vedere un mondo, magari non lo si riesce a leggere, non lo si riesce a capire, però vedere un mondo con le antenne dritte fino a quando esce dall'ospedale. Con attenzione a tutto, al bambino, al genitore, all'infermiere, al medico che arriva, ai messaggi che manda il cane, perché il cane mi può dire: guarda, io sono stufo, ora usciamo, è meglio andare via. E in quel caso non c'è primario che tenga. Se il cane mi fa capire una cosa del genere, io devo andare via, perché non posso rischiare una reazione. E questo è tutto il mondo di questi cani, che dai 60 giorni, da quando vengono presi a, tra virgolette, per tutta la vita, finché lavorano, fanno. Fino a che salute permette. Ci sono dei cani che hanno lavorato tantissimo, dei cani si sono stufati un po' più giovani, dei cani che per via dei dolori hanno dovuto smettere perché magari loro sarebbero, perché poi diventa anche divertente per quegli esperti, quelli che vanno a lavorare, però hanno dovuto smettere perché magari i dolori ci portavano un problema, nel senso, se arriva un bambino o un ragazzo, perché poi noi non lavoriamo solo al Mayer, noi lavoriamo dalle materne fino ai nuclei Alzheimer, quindi vediamo tanto mondo, diciamo. Se arriva una persona che gli può toccare male, gli può provocare dolore, questo può provocare una reazione, noi dobbiamo allora a quel punto mandarli in pensione, e tutti ci dicono: dove finiscono questi cani quando poi non li usate più? Sul divano, regolarmente. Sul divano, a guardare la televisione d'estate, davanti al camino d'inverno. Ma non pensate? Sì. Ma sono sempre i cani vostri? Sì, i cani vanno a lavorare con i loro operatori, tranne alcuni soggetti tipo Volpetta, che può essere prestato, però può essere prestato a un operatore tipo la Mara, che lo conosce da 6 anni, da quando c'è, che ci ha lavorato insieme, che ci ha fatto il corso, che insomma ha fatto un percorso insieme, sì. Scusa. Anche perché ne andrebbe della prevedibilità del cane, il cane deve essere prevedibile sul lavoro. Qual è l'atteggiamento delle famiglie nei confronti dei cani che voi portate? Allora, ogni tanto c'è qualcuno che va col dito così verso il dottore e dice: scusi dottore, c'è uno là col cane, perché non se lo spiegano. Però normalmente veniamo accettati bene, perché come diceva prima anche la Mara, si porta un pezzo di normalità in ospedale. In ospedale non c'è niente di normale. Si interrompe la vita, si interrompe la scuola, si interrompe la gioia, si interrompono tante cose. Il cane spesso e volentieri, a parte chi ha la fobia del cane, allora è un altro discorso,
quando si vede un cane che entra in un corridoio scappa un sorriso sempre, e, dal e a quel sorriso lui ci si attacca per iniziare a lavorare. Sì. Allora, alcuni pensano che noi portiamo i cani a giocare a far giocare i bambini in ospedale. Facciamo anche quello, come diceva anche la Mara, lo facciamo ora ultimamente quando proprio non abbiamo niente da fare. Perché normalmente quando arriviamo in ospedale la mattina, noi abbiamo un'ora di macchina più o meno prima di arrivare in ospedale, ci arrivano 10, 15, 20 chiamate, a volte non riusciamo a fare tutto quello che dobbiamo fare. Sì. Tant'è vero che sembra, ora do una notizia in anticipo, sembra che l'ospedale ci abbia chiesto di fare invece di 3 giorni a settimana, 5 giorni a settimana, quindi andare a riempire tutta la settimana. Questa è una notizia di ora, non è confermata ufficialmente, ma sì, sì, sì. Quindi tutti i giorni, praticamente tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica. Contribuire a questo assegno che noi doniamo simbolicamente questa sera alla Pet Therapy, ma che poi sarà compito della Fondazione Mayer. Quindi anche questo è un nostro risultato, un nostro grande piacere di ciò che abbiamo. Ciò, bravo, ma non davanti alla cifra magari, perché... Bravo, grazie.